Ripartito. Ok, perché come ti dicevo, avendo l'opportunità quindi con una pizzeria come la nostra che comunque ha un tipo di lavoro anche da street food, quindi pizza libretto, pizza veloce, quindi tu hai l'opportunità di iniziare con un panetto più piccolo, quindi conoscere anche un altro tipo di impasto che è quello di porto, quindi che ha un tipo di idratazione completamente diversa, perché ti troverai comunque con un panetto che è molto idratato, quindi rispetto alla napoletana classica questo libretto quanto cambia l'idratazione? Cambia tantissimo, al di là dell'idratazione è un problema proprio di punto pasta, quindi è un punto pasta molto idratato, molto più avvicinato rispetto a quello che c'è fatto in tantissimo. Quindi tu già nei primi passi ti vai a muovere comunque in una difficoltà, anche se minore, perché il paletto è più piccolo. Quando ti troverai con i paletti più grandi, tu sarai più definito come pizzaiolo, perché hai iniziato con una cosa che è più difficile, però più gestibile. Ok, quindi questo è un po' il trucco. Quindi man mano, pian piano, insomma, tu puoi capire. È proprio un principio di scuola. Diciamo così. È un principio di scuola, quella è una scuola. Esatto. Perché hai assolutamente questo mestiere, quello è. Perché tu, se già devi fare una serata sul banco, non inizierai mai di sabato sera, perché penso dopo 2 minuti sai che pure perché devi allenare il fisico. Certo. No, ma infatti io ho sempre detto che un mestiere è il vostro che è micidiale. Allenare il fisico è micidiale. Quindi per fare 4-5 ore a quei livelli ovviamente tu, perché è un lavoro di fisicità, mentale, assolutamente, credo anche un po' in sensibilità, insomma, capire tanto di quello, ecco, riuscire a cogliere in pochi secondi anche tante varie sfumature e metterle assieme. E l'esigenza poi del cliente, che adesso il pizzaiolo che sta affianco a te ti chiede proprio anche tutti i gusti delle pizze, perché normalmente non si limitano a quelle che comunque ovviamente tu proponi, ma magari ne hanno anche delle esigenze diverse.